Finalmente, ragazzi, finalmente è arrivata questa vittoria. E che vittoria, direi, ragazzi, una goleada. L'Italia batte 5-0 la Lituania. Ovvio, un avversario molto modesto, ma veramente tanto modesto, soprattutto in difesa e in porta, perché il portiere e la difesa della Lituania hanno fatto un po' acqua da tutte le parti, ma in questa serata abbiamo scoperto tante belle cose. Innanzitutto, spazio ai giovani. Lo dico sempre, ragazzi, questi giovani vanno valorizzati, anche nella stessa Serie A, che poco trovano spazio. Stasera giocano Raspadori e Kane. Uno fa quasi una doppietta, perché comunque è complice del suo tiro, ma c'è un altro gol. L'altro, Kane, Moise, fa doppietta pure lui, che poi è Kane, ragazzi, ho scoperto che Moise è Kane, però l'abitudine è quella di chiamare Kane. E ragazzi, due classi 2000, due classi 2000 che hanno stupito oggi, è vero. La Lituania, come ho detto prima, è una difesa molto modesta, quindi hanno avuto molto più spazio per poter dimostrare la loro qualità. Sicuramente in una partita con la Svizzera, con anche la stessa Bulgaria, non avrebbero eccelso così tanto, però comunque i ragazzi sono pronti, possono essere il futuro di questa nazionale e io sono contento, soprattutto anche per Moise Kean in ambito Juventus, perché ragazzi, Kean è quello che, avendolo preso dopo l'acquisto di Ronaldo, mi aspetto tanto da lui anche in ambito Juventus. Che dire, ragazzi, un'ottima notizia anche per quanto riguarda tra Svizzera e Irlanda del Nord, perché comunque hanno pareggiato 0-0. Questo significa che comunque l'Italia adesso va a 14 punti con questa vittoria, mentre la Svizzera rimane a 8. È vero, la Svizzera ha sempre queste due benedette partite in meno, che al massimo, nella peggior dei casi, nella peggior dei casi, ragazzi, la Svizzera le vincerà entrambe e ci raggiungerà 14 punti. Poi, se ci raggiunge, alla fine ci giocheremo tutta nel scontro diretto poi a Roma. Raspadori, che ragazzi, bellissima partita nel campo di Reggio Emilia dove gioca col Sassuolo. Una squadra veramente che mi è piaciuta tanto. Il primo gol di Kea, ragazzi, sul primo palo del portiere, lì il portiere poteva fare qualcosina in più. C'è anche un retropassaggio sbagliato da parte della difesa della Lituania e Kea ne approfitta e trova il gol dell'1-0. Secondo gol molto bravo Raspadori comunque a andare incontro al pallone, ragazzi, perché molto spesso Raspadori andava incontro alla palla e comunque anche se c'erano i difensori col fiato sul collo, anche se piccolino, comunque tiene botta, riesce comunque sempre in qualche modo a girarsi. Infatti si gira, tira la palla, ragazzi, si vede anche dalla visuale, sarebbe andata completamente fuori. C'è una deviazione netta del giocatore della Lituania e quindi viene consegnato l'autogol e non il gol a Raspadori, perché la palla, l'ho visto bene, ragazzi, sarebbe uscita. Però comunque c'è sempre il suo zampino, quindi 2-0 per l'Italia. Il 3-0 lo siga proprio Raspadori, invece stavolta il gol è tutto suo, su una bella discesa da parte dell'Italia. La palla di Bernardeschi che vede la sovrapposizione di Lorenzo. Di Lorenzo mette la palla a rasoterra abbastanza tesa al centro. Lì il portiere prova a uscire in qualche modo, fa un po' una mezza papera col pallone, poi la palla rimpalla anche sul giocatore della Lituania. La palla rimane lì al centro area, c'è lì pronto comunque Raspadori che trova il tappino e trova il gol del 3-0. Un gol che comunque, ragazzi, sembrerà semplice e facile, però intanto comunque Raspadori in quel momento doveva essere lì, doveva essere lì da punta, lui lì c'era e comunque non ha sbagliato, quindi gli hanno fatto i complimenti. Il 4-0 è anche molto bello, ragazzi, bellissima la palla di Bernardeschi al volo di prima, senza guardare neanche Ken, già sapeva Bernardeschi che Ken era lì. Bellissimo il taglio di Ken che, ragazzi, al volo, col mancino, se non sbaglio, trova l'angolo alto, quasi l'incrocio, e trova il 4-0. Qui è un'Italia dirampante, la goleada nel primo tempo, ragazzi. 4-0 in un tempo, una cosa veramente assurda. Secondo tempo, ragazzi, gestiamo un po' di più, ci sono anche dei cambi, molto bene, mi è piaciuto anche molto bene come tocca Calabria, mi è piaciuto molto bene anche come è stato Castrovilli, che prende un palo dove se la palla era in porta al portiere non ci sarebbe mai arrivato. Entra anche abbastanza bene Berardi con Scamacca, anche Scamacca la vorrei vedere un po' di più, però tutti bene ragazzi. Poi fa il quinto gol, fa Di Lorenzo ragazzi su un altro assist di Bernardeschi che tranquillamente stavolta va a piarsi la palla sul fondo, molto bravo Bernardeschi comunque a crederci perché quella palla lì sarebbe uscita invece lui con la voglia, con la grinta, se la va a prendere anche sul 4-0, questa è fame, per me è fame. Dà la palla dentro Di Lorenzo voleva crossare, ragazzi, da un cross diventa un po' un mezzo tiro, comunque la parabola inganna il portiere e la palla si infila in rete e trova il 5-0 l'Italia. Quindi, ragazzi,
Un'Italia stasera perfetta. La Lituania aveva io posso dire, il piano della Lituania era fare quello che aveva fatto insieme alla Bulgaria, no? Chiudersi dietro, ragazzi in difesa, per poi poter ripartire in contropiede. La Bulgaria ci è riuscita meglio, la Lituania no, anzi, ha fatto tutte le parti in difesa e hanno preso la goleada, ripeto. Però sono contento perché ragazzi, oggi abbiamo avuto delle risposte molto importanti dei nostri giovani. Kean e Raspadori, ragazzi, teniamoli in mente questi giocatori perché hanno fatto dentro un'ottima partita. Ripeto, sono 2000. Per quanto comunque giochi contro la Lituania, che può essere una squadra modesta, sei sempre un 2000, giochi sempre con la media nazionale, devi onorarla e comunque devi siglare i gol. E i gol sono arrivati, quindi i complimenti bisogna farli anche a loro. Non bisogna sempre stare a sminuire l'avversario, perché anche la Bulgaria era facile sulla carta, però non l'hai vinta, hai fatto 1-1. Sì, la Lituania è ancora più scarsa della Bulgaria, se andiamo a vedere. Ma non era comunque facile, non era comunque facile fare 5 gol. Non era scritto da nessuna parte che l'Italia poteva fare 5 gol. Quindi bravi azzurri, ragazzi, bravi, bravi, perché alla fine, se andiamo a vedere, ragazzi, sono cambiati 9 interpreti su 11, no, 8 forse su 11 dalla scorsa partita, perché Mancini si è ritrovato anche comunque con 10 giocatori che gli hanno dato forfè, tra problemi fisici e tra giocatori che comunque hanno abbandonato la nazionale per tornare nelle loro squadre di club. Mancini ha avuto quei 10 giocatori in meno, ha dovuto arrangiarsi con quello che aveva e ragazzi, 5 gol sono arrivati lo stesso, quindi complimenti anche a Mancini. 5 gol molto importanti, ragazzi, perché come ben sappiamo, se l'Italia e la Svizzera dovessero mai arrivare a pari punti, la differenza reti fa la differenza in tutti i sensi, scusa il gioco di parole, e l'Italia comunque con questi 5 gol direi che è molto superiore alla Svizzera, quindi per quello, ragazzi, siamo a posto, bisogna solamente da qua a fine giro di eliminazione vincerle tutte. Questo è il nostro dovere e basta. Niente, ragazzi, direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto, un bel like, commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate della partita tra Italia e Lituania. E soprattutto, ragazzi, che ci vediamo quando iscrivetevi al canale, che è importantissimo, non costa nulla per voi tante, basta che fai clic su iscriviti e sei iscritto. Condividete il video con i vostri amici per iscrivere anche loro e attivate la campanella di notifiche così non perdete i miei prossimi video. Qui da me è tutto, bella, forza azzurri! We'll be right back.